La giovane Italia fa tappa a Siena con Paolo Ghisoni. Paolo, allora, oggi questa giornata senese perché ci sono tre giocatori della prima squadra che sono Lorenzo Crisanto, Gabriel Cleur e Alberto Dossena e due giocatori delle giovanili che sono Alessandro Serzanti e Alessandro Discepolo che sono all'interno di questo almanacco. Cosa significa essere dentro la giovane Italia? Innanzitutto significa che io sono vecchio, perché siamo in uno stadio fantastico che mi ricorda tante cose, la formazione, tra l'altro ho commentato diverse volte quell'anno di Mario Beretta che aveva giocatori eccezionali, D'Agostino, Rosina, Vergassola, Pulsetti, cioè mi ricordo che fece una partita e sommavano tipo 600 presenze in Serie A, la storia del calcio. E tra l'altro qua anche ho commentato una partita di primavera quando l'anno il Siena arrivò in finale, Marco Baroni e mi pare la sua squadra eliminò l'Inter, adesso vado a memoria. Perché? Perché Siena? Perché Siena è tradizione, c'è mancata da un certo punto di vista nel calcio che conta anche a livello settore giovanili e quindi al di là del fatto che insomma tu possa essere o meno simpatico e siamo più nella situazione dai che lo sei e che sei un amico che ci aiuti sempre e mi sembrava doveroso fare un passaggio anche qua dai, i ragazzi cominciano a riesserci e soprattutto è bello scoprire che il direttore, il vostro staff così pesca un pochettino dai nostri lavori vecchi per portare qua dei ragazzi del passato come insomma dai, abbiamo citati Vassallo, Damian, Gerli, bello, gratificante. Senti, la giovane Italia vuol dire guardare al futuro del nostro calcio, no? Perché poi alla fine penso sia quello uno degli obiettivi. Detto questo, cosa pensi se guardi al futuro del calcio italiano? Considerando il momento che sta attraversando, si parlava prima per esempio anche della nazionale, insomma, che è chiaramente un riferimento da questo punto di vista. Purtroppo non penso nulla di buono, mi viene in mente, cioè guardiamo un po' le nuvole e aspettiamo che ripiova. Credo che siamo in una situazione di finto allarmismo, siamo usciti dai mondiali dopo 58 anni e dopo un paio di strilli di situazioni insomma così, ripeto, di finto allarmismo non si stia facendo null'altro e credo che intanto i mesi passano, il gap con gli altri paesi che invece lavorano bene in profondità sui settori giovanili aumenterà sempre di più. E l'ultima mossa di portare come pare Mancini in nazionale, secondo me, non per né meriti o antipatie nei confronti di Mancini, semplicemente per la mancata occasione di utilizzare un allenatore come fanno gli altri paesi, sto parlando di Biagio che è un patrimonio del calcio nazionale under perché ha fatto 11 anni di conoscenza, sia un'occasione persa. Faccio l'esempio di un Löw in Germania che era un signor nessuno, non ha mai fatto diciamo vita di club trionfante come può essere per Mancini, che incidentalmente è anche stato diversi anni fuori dall'Italia ad allenare, che non ha mai fatto il CT, è successo per la Spagna con Lopetegui, è successo con l'Inghilterra con Southgate, insomma si è data un po' a questi carneadi del calcio a livello chiaramente nazionale un'opportunità, noi l'abbiamo data per finta credo a Gigi Di Biagio ed è un piccolo rimpianto perché la nostra storia poi parla di Berzotta, Valcareggi, Maldini, Vicini, insomma tutte figure cresciute e che hanno saputo poi dopo dare il meglio a livello nazionale.